mi scuso con i gentili ospiti che ho, il signor Romano Colombini, professor Romano Colombini, che è presidente della, dell'ANPI Dolores Sabbiati. Ho il signor Carlo, rappresentante per l'ANPI, di Brescia, Carlo, di Brescia, provinciale, e ho il signor Sergio Isonni, attore, giornalista, più ne ha più ne metta. La Bettinzoli in collaborazione, con la gentile collaborazione, abbiamo avuto una richiesta da parte di Fulvio Mor, rappresentante per la cascina del parco Gallo di Brescia 2, ci ha contattato sapendo di questo avvenimento, ricorrenza un po' particolare, ci ha chiesto se potevamo intervenire in questa situazione insieme. Ci siamo incontrati e ci siamo messi d'accordo su questa sera. Pensavamo, ripeto, di avere un po' più affluenza. Purtroppo siamo qua. Lascio la parola al professor Romano Colombini che per la sua esperienza dirà due parole su Mario Bettinzoli. Grazie ancora agli intervenuti. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato qui. Sono particolarmente commosso perché Bettinzoli, la figura di Bettinzoli per me è decisamente importante e mi porta a ricordare momenti della mia giovinezza, della mia adolescenza. E mi fa ricordare che nel 1972-73 sono stato preside proprio qui dai Salesiani che ci avevano ospitato come scuola media, quella scuola media che poi noi abbiamo fatto maturare col nome di Bettinzoli, proprio per dare un significato a questo quartiere in cui Bettinzoli è stato un rappresentante, direi, di una generosità, di una animosità, di una forza che gli ha fatto scegliere la resistenza. Io non ho conosciuto Mario Bettinzoli perché sono 8 anni più giovane di lui, però ne ho sentito parlare parecchio quando ero appunto ragazzo, perché frequentavo un po' lo stesso ambiente. Ero delegato diocesano dell'Azione Cattolica degli Aspiranti e Bettinzoli era un aspirante di Don Amici, Don Giuseppe Amici, che era allora colui che seguiva il gruppo degli aspiranti dell'Azione Cattolica, di tutta l'Azione Cattolica, tra l'altro un altro partigiano, Lunardi, Astolfo Lunardi, era dell'Azione Cattolica. E quindi tra gli amici di allora si ricordava la figura di Mario, anche perché poi io ho un altro ricordo, ero, dicevo, ragazzo ed ero a scuola con il fratello di Giacomo Perlasca, che fu fucilato proprio il 24 febbraio insieme a Mario Bettinzoli. E ricordo ancora con un brivido quel giorno, pochi giorni dopo, il fratello Gigi di Giacomo era tornato a scuola. Allora si usava, quando moriva qualcuno, portare il lutto e ci siamo salutati. Io non sapevo che cosa era successo e gli ho chiesto che cosa è successo, l'ho visto piangere, hanno fucilato mio fratello, hanno fucilato Giacomo Perlasca, hanno fucilato Mario Bettinzoli. Ma qual è brevissimamente la caratteristica di Mario Bettinzoli? Che cos'è venuto? Che cosa c'è stato? Perché
a un certo punto è stato fucilato. Dirò brevissimamente, perché avremmo bisogno di molto tempo, però brevissimamente vorrei, anche perché ci sono qui dei ragazzini, vorrei parlare proprio anche a loro, perché è a loro che deve essere passato questo messaggio. Direi tre cose, tre momenti. Il primo momento, l'educazione fascista di Mario Bettinzoni. Il secondo momento, l'ambiente cattolico democratico che ha suscitato in Mario Bettinzoni la crisi, per cui terzo momento è diventato partigiano, è diventato ribelle. Un passaggio che ha capovolto completamente in pochi anni e ha portato alla morte. Nella lettera che scrive dice che ha imboccato questa via senza il consenso dei genitori e l'ha chiamata via pericolosa, l'ha portato alla morte perché ha creduto in qualche cosa di diverso da quello a cui era stato educato quando era bambino, quando era bambino, quando era ragazzo, era un balilla, un figlio del lupo, un balilla, tutti si mettevano in divisa, se c'era un solo ordine bisognava credere, obbedire, combattere, il duce aveva sempre ragione, bisognava educare al fascista per la guerra, bisognava essere razzisti e quindi condannare gli ebrei. Questa era l'educazione che avevamo avuto noi, avevamo avuto questa educazione e non c'era una voce diversa, qualcuno che dicesse no, non è così o è diverso da così. Pensate, voi così giovani, così piccoli, dover fare il giuramento di credere al duce, di servire la rivoluzione fascista con tutte le forze e anche con lo suo sangue, all'età infantile. Questa era l'educazione che era stata data senza possibilità di altre voci a Mario Bettinzoni, ma altre voci mi sono venute proprio da quel cattolicesimo democratico, quel cattolicesimo che aveva coniugato il cristianesimo autentico con una fede cattolica che aveva però anche un risvolto civile, un risvolto di religione civile, di religione laica, religione cattolica e religione laica con la stessa forza, con la stessa vivacità, con la stessa partecipazione. Ed è stato questo, in questi ambienti, che Mario Bettinzoni si è formato qui dai Salesiani. C'era un altro gruppo abbastanza compatto e forte di ragazzi, 11, 12, 13 anni, alla fine della guerra, 14, 15, quindi un passato alla guerra tra i 10 praticamente e i 15 anni, che si era formato nell'Istituto Arici e soprattutto dove c'era il centro, direi, di questa democrazia che aveva una forza religiosa e si ispirava ai valori cristiani, l'Oratorio della Pace, Padre Bigliacqua, Padre Manziana, Padre Cittadini. Io li ricordo tutti perché ho vissuto con loro e questa trasformazione l'ho vissuta anch'io. E questo è stato il momento in cui una forza di carattere religiosa ha portato Mario Bettinzoni a un ripensamento, a una critica. Era andato dopo la scuola, era andato allievo ufficiale alla Cecchignola, a Roma, e poi c'è stato l'8 settembre. L'8 settembre c'è stato un capovolgimento, era stato chiamato proprio uno spartiacque. L'8 settembre praticamente
l'Italia era sconfitta, un armistizio, e che cosa è nato? Ci siamo svegliati. L'8 settembre è stato un risveglio, eravamo abituati alla retorica, eravamo abituati a sentir dire che noi eravamo i migliori e abbiamo visto invece che era un grande inganno, c'era stata una grande ipocrisia. E Mario Bettinzoni ha incominciato lì la sua vita di antifascista e di partigiano. Ha incominciato a Roma, alla difesa di Roma nei primi giorni dopo l'8 settembre, è stato preso, è stato condannato a morte dai tedeschi già a Roma, ma è riuscito a fuggire ed è venuto e tornato alla sua Brescia. E qui a Brescia non è stato indifferente, qui a Brescia è passato alla resistenza nella Valle Camonica, nella Valle Sabbia, nei primi momenti della resistenza. Era insieme appunto a Giacomo Perlasca, era il vice comandante, Giacomo era il comandante, era il vice comandante delle formazioni partigiane della Valle Sabbia. Era tornato a Brescia per portare dei messaggi e probabilmente qualche soffiata hanno preso lui, hanno preso Giacomo Perlasca e i fascisti li hanno poi consegnati ai tedeschi, i tedeschi li hanno processati e il 24 di febbraio sono stati fucilati. Sono stati fucilati come partigiani, sono stati fucilati come ribelli, i ribelli. Io ho la notizia della morte di Giacomo e di Mario, l'ho avuta, vi dicevo, quando ho incontrato Gigi Perlasca e poi l'ho ritrovata alla fine di marzo nel Ribelle. Che cos'era il Ribelle? Era il giornale dei ribelli che veniva diffuso, che noi portavamo nelle varie case per dare una voce diversa da quella dell'imposizione del fascismo. E sul Ribelle, che portava la data del 26 marzo, tra l'altro perché lo stampavamo col ciclo stile e in fretta si stampava, porta la data sbagliata, porta la data il 26 marzo del 42 invece che del 44, quando invece morì 70 anni fa, perché appunto ci sono anche altri errori e lì ci sono i due ritratti sia di Bettinzoni che di Perlasca, come c'erano stati, perché il 5 febbraio c'era stata la fucilazione di altri due partigiani, Margheriti e Lunardi, come vi ho detto, e anche per loro. Il Ribelle era il giornale, era da poco, ha incominciato a uscire i primi di marzo questo giornale, prima c'era un altro giornale, Brescia Libera, e poi si era trasformato in questo giornale. C'era una forza notevole di impegno, direi, e volevo concludere leggendovi l'inizio dell'articolo che Olivelli aveva scritto proprio per dare lo sprint, direi, alla resistenza di questi ragazzi che si trovavano. Dice: ribelli, così ci chiamano, così siamo, così ci vogliamo. Il disprezzo dei fascisti è la nostra esaltazione, il loro coraggio è il loro selvaggio allo straniero tedesco,
fermenta l'aspro sapore della nostra libertà. La loro sospettosa complice viltà conforta la nostra fortezza. Siamo dei ribelli, la nostra è soprattutto una rivolta politica e morale. Siamo dei ribelli e vorrei concludere. Mario Bettinzoli era un ribelle e trovate la parola libertà. La libertà che non è, era proprio direi parte della sua figura, la libertà che non è una parola astratta, ma la libertà è allegria, è capacità, volontà di vivere, è rispetto degli altri, è senso di responsabilità. La libertà è attenzione a cercare l'uguaglianza tra gli uomini, è lo stare, saper stare insieme. Questa è la libertà. Sono tutte queste cose, perché la libertà non è generica, ma questi fatti. E in questo senso credo che Mario Bettinzoli sia vivo qui, ora, nel nostro quartiere, nel vostro quartiere, sia vivo e porti questo messaggio forte a chi è più giovane, chi è meno giovane, il messaggio dell'impegno per la libertà, dell'impegno per la solidarietà, per il sapere stare insieme, per il sapere cercare di essere uguali tra noi uomini. Grazie. Ecco, io mi sono dimenticato prima di parlare di Fiamme Verdi, perché Mario Bettinzoli era un partigiano delle Fiamme Verdi di Varsavia. Me ne scuso con i presenti. Adesso passo la parola a Sergio Isonni che, diciamo così, metterà la ciliegina sulla torta. Un momento emozionante è la lettera che ha scritto ai genitori Mario prima della fucilazione. Buonasera, è particolarmente per me emozionante questa sera essere qui. L'ho fatto diverse volte, ma essere qui nel suo quartiere ed essere qui in questo posto. Vedete, voi ragazzi portate sul petto un distintivo, una leonessa, due i momenti più importanti, professore, di 10 giornate del 49 e la liberazione, la leonessa d'Italia, la liberazione. Non dimentichiamo mai che Brescia è stata onorata con la medaglia d'argento a valore della resistenza. E allora dovete ricordare Bettinzoli quando giocate per quel grande che è stato ricordato in modo egregio. Tutti prima di morire, o quasi, hanno lasciato una lettera. Una raccolta di queste lettere basta per dare il senso di quello che è stata la resistenza, siano essi stati garibaldini, siano essi stati Fiamme Verdi, ognuno ha lasciato un segno e le medaglie d'oro e le medaglie d'argento al valore militare sono tante. Io vi leggerò la lettera di Mario Bettinzoli, scritta la sera prima di essere mandato a morte, ed è una lettera straordinariamente. Il professor Colombini ha ricordato Rivelli, le lettere di Rivelli, lei ha detto siamo ribelli, lui diceva siamo ribelli per amore, ribelli per amore. La lettera di Mario Bettinzoli, per concludere: miei carissimi genitori, fratelli,
se mi sono messo sulla pericolosa via che mi ha portato alla morte senza chiedervi consenso. Ma spero mi perdonerete, come il Signore mi ha perdonato pochi minuti fa per mezzo del suo ministro. Domattina, prima dell'esecuzione della condanna, farò la Santissima Comunione e poi, ricordatemi, ai reverendi salesiani, ai giovani di Azione Cattolica affinché preghino per me. Ancora vi esorto a rassegnarvi alla volontà di Dio, che il pensiero della mia morte preceduta dai santi sacramenti vi sia di conforto per sempre. Immagino già le lacrime di tutti quando leggerete questa mia. Fate invece che dalle vostre labbra, anziché singhiozzi, escano preghiere che mi daranno la salute eterna. Del resto io, dall'alto, pregherò per voi. Ora, carissimi, vi saluto tutti per l'ultima volta. Vi abbraccio con affetto filiale e fraterno. Questo abbraccio spirituale è superiore alla morte e ci unisce tutti nel Signore. Pregate. Vostro per sempre, Mario. Bene, dopo questa lettera di Mario Bettizzoli, io concluderei la serata ringraziando ancora tutti i presenti. Gruppo Anti di Brescia, Insieme Verdi, professor Colombini.